Caterina Pes, parlamentare PD, le commissioni cultura e lavoro della Camera hanno iniziato l'esame della proposta di legge per favorire la funzionalità e la continuità didattica nelle scuole situate in zone svantaggiate. Ma cosa prevede la sua proposta di legge? Prevede il riconoscimento del diritto allo studio per i ragazzi e i bambini che vivono nelle zone di montagna, nelle piccole isole, nelle zone a bassa densità demografica, dove spesso la continuità didattica e la didattica quotidiana vengono messi a rischio o da carenza di personale, di insegnanti che magari non scelgono questi posti, questi luoghi come luoghi privilegiati dove andare a lavorare, o dalla mancanza proprio anche di comunicazione. Faccio l'esempio di un'isola dove è difficile andare in un giorno di burrasca, ecco, per esempio in quel caso la scuola si chiude. E invece gli strumenti che vengono individuati sono intanto strumenti multimediali e telematici, per cui il Ministero si impegna ad investire per queste scuole in una scuola che è anche europea, moderna. Noi abbiamo tanti esempi, per esempio le isole Aran in Europa, che fanno scuola europea e scuola moderna utilizzando proprio gli strumenti della didattica, che sono quelli telematici o informatici. E poi prevede anche un riconoscimento agli insegnanti che vanno a lavorare in questi luoghi e che dimostrano di avere residenza e domicilio, e per cui a loro gli viene riconosciuto, per esempio se sono supplenti, un incarico di 3 anni. Allora, in questo modo ai bambini viene garantita una continuità didattica di 3 anni. Io credo che questa sia la dimostrazione che si deve andare incontro prima di tutto ad un diritto fondamentale di cittadinanza. Il diritto all'istruzione è questo, perché garantisce le pari opportunità all'istruzione anche nelle zone più disagiate del nostro paese. Il Premier Renzi ha messo al centro del suo mandato la scuola, perché è da lì, dice, che il Paese deve ripartire. Un progetto ambizioso, ma con quali risorse? Beh, il Premier l'ha detto chiaramente, oggi ha parlato di 2 miliardi di euro per l'edilizia scolastica, ma i soldi poi vanno rintracciati anche per combattere la dispersione scolastica, che è molto alta in Italia. I fondi vanno semplicemente cercati laddove non sono stati mai recuperati, penso ai fondi strutturali europei, che sono molto importanti e che potrebbero essere utilizzati adeguatamente per finanziare l'istruzione, la ricerca, il diritto allo studio e quindi questo diritto di cui parlavo prima, la crescita del paese. Naturalmente i fondi si recuperano anche dalla spending review, dalla eliminazione delle province, si possono recuperare dall'eliminazione del Senato, dalla Cassa Depositi e Prestiti, così come il Premier ha detto più volte. Però io richiamo molto all'utilizzo dei fondi strutturali europei, perché questa è una voce che per la scuola potrebbe essere utilizzata adeguatamente.